parlarvi di 10 trucchetti di bellezza fai da te. Iniziamo subito dai capelli. Allora, c'è un rimedio molto molto semplice per avere delle onde, quelle le cosiddette onde da spiaggia. Per avere queste onde da spiaggia facilmente senza utilizzare né il ferro, né la piastra, niente, veramente niente. Ed è questo rimedio che vi faccio vedere adesso. Basta praticamente prendere i capelli, arrotolarli su se stessi e andarli ad arrotolare all'interno, sì, della spallina della canotta, possibilmente una di quelle canotte elastiche. Tenetele così, spruzzateci un po' di acqua sopra, tenetele così per più tempo possibile, magari ci andate a dormire, magari fate le vostre cose a casa, ovviamente dovete avere del tempo, e passata un'ora o due, più tempo che potete insomma, toglieteli e vedrete il risultato, è fantastico, così non dovrete utilizzare neanche la piastra e quindi eviterete anche che vi si rovinino i capelli. Secondo trucchetto, se avete i capelli grassi come i miei, e io veramente, cioè, mi fanno venire una rabbia, avete i capelli grassi ma non avete il tempo di lavarli, per rimediare allo sporco che comunque si vede sui capelli potete utilizzare del bicarbonato di sodio. In questo modo prendete un cucchiaino di bicarbonato e lo andate a mettere appunto sui capelli, sul cuoio capelluto, cercando di metterlo un po' ovunque sulla zona della cute. La lasciate in posa circa 5 minuti, dopodiché prendete un asciugamano pulita e iniziate a massaggiare i capelli con l'asciugamano e non con le mani, altrimenti rischiate che comunque si sporchino lo stesso i capelli. Quindi massaggiate con l'asciugamano e dopodiché pettinate i capelli e vedrete che il cuoio capelluto sarà molto più asciutto perché il bicarbonato avrà assorbito l'unto dei capelli. Avrete anche una chioma molto più voluminosa perché il bicarbonato dà molto, molto volume ai capelli. Questo è anche un rimedio che potete fare prima di lavare i capelli perché proprio il fatto che il bicarbonato assorba l'olio del cuoio capelluto favorisce comunque un migliore lavaggio e una durata migliore del capello pulito. Quindi mi raccomando, provateci perché è veramente un ottimo rimedio. Terzo trucchetto e consiglio che vi do è quello di andare a dormire senza reggiseno. Non so se vi è mai stato detto che bisogna dormire con il reggiseno. Ecco, questo è sbagliatissimo perché purtroppo il seno si affloscia se andiamo a schiacciarlo con il reggiseno. Lo so, sembra una cosa strana, però è così, dovrebbe essere il contrario, voi dite, perché il reggiseno sorregge, quindi il seno non va a destra e a sinistra mentre dormiamo. Purtroppo non è proprio così, perché lo andiamo proprio a schiacciare. Quarto trucchetto, ed è un trucchetto fai da te, quindi preparatevi, bisogna utilizzare il Listerine per eliminare gli odori, come soprattutto gli odori delle scarpe. Utilizzando il Listerine andiamo ad eliminare gli odori cattivi. Come? Basterà spruzzare, praticamente mettere in una boccetta con lo spruzzino del Listerine e andatelo a spruzzare all'interno della scarpa da ginnastica. Lasciate asciugare e vedrete che la scarpa da ginnastica non puzzerà più. Provare per credere. Passiamo alla pelle. Allora, la patata è un ottimo ingrediente per schiarire la pelle del viso, del corpo, di tutte le parti, quello che volete. Cosa fare? Strofinate praticamente una patata sul viso, per esempio, se avete delle macchie della pelle, per 5 minuti, lasciatela agire e sciacquate il viso. Utilizzate questo rimedio ogni sera prima di andare a letto e vedrete i risultati dopo una settimana. Per esempio, potete utilizzare questo rimedio anche per schiarire la pelle sotto le ascelle. Non so se vi capita di notare quando magari andate a fare, andate a radervi, magari con il rasoio, purtroppo si vede appunto la pelle un po' più scura perché c'è la ricrescita del pelo. Utilizzando la patata sotto le ascelle nello stesso modo, quindi per 5 minuti ogni sera,
vedrete appunto che la pelle si schiarirà. Per quanto riguarda i pori dilatati, un ottimo rimedio è quello di utilizzare il ghiaccio. Quindi a prima mattina, proprio appena vi alzate, prendete un cubetto di ghiaccio. Lo so che è faticoso perché va freddo, però magari d'estate inizia a diventare anche più piacevole. Prendete un cubetto di ghiaccio, magari lo ricoprite con un po' con un fazzoletto, con uno straccio, quello che volete, e lo andate a passare su tutto il viso, in particolar modo dove avete i pori dilatati. E vedrete subitissimo la differenza. Fate questo magari prima di truccarvi. Un altro rimedio per eliminare questa volta i punti neri è quello di utilizzare il dentifricio. Quindi fate proprio una pappetta con dentifricio e un po' di sale e acqua e con uno spazzolino nuovo andate a massaggiare questa pasta sul naso. Massaggiate per 5 minuti, dopodiché pulite il viso, lavate il viso e iniziate a provare a tirar fuori i punti neri. Ovviamente con le mani perché non vengono fuori con lo spazzolino, dovete comunque stare lì a toglierli e vedrete che verranno via tutti quanti. Un consiglio che vi do per le occhiaie: se avete problemi di occhiaie che sono magari nere o gonfie, vi consiglio di fare questa maschera. Vi occorrerà un pomodoro, un piccolo pomodoro, un cucchiaino di yogurt e un cucchiaino di limone. Mescolate bene e applicate questa pappetta sotto il contorno occhi. Lasciatela agire 5 minuti, dopodiché risciacquate. Vedrete proprio che le occhiaie inizieranno a sgonfiarsi e la circolazione inizierà a tornare attiva e quindi il colore delle occhiaie sarà molto molto più chiaro. Ovviamente vi do un consiglio: prima di fare questa maschera applicatela un pochino sul polso perché magari potrebbe creare delle irritazioni, quindi provatela prima sul polso. Se non vi crea nessuna irritazione, andatela ad applicare sotto il contorno occhi. Per i denti, e non dimentichiamoci dei denti, ho un rimedio per cercare di farli diventare molto molto più bianchi ed è quello di utilizzare del carbone attivo. Comprate in farmacia delle pasticche di carbone attivo o delle capsule di carbone attivo. Dovete ridurle in polvere. Se vi danno le capsule, all'interno delle capsule molli ci sarà sicuramente la polvere. Aggiungeteci un po' d'acqua e con uno spazzolino andate a lavare proprio i denti per qualche minuto, dopodiché risciacquate. Procedete così una volta alla settimana per circa uno, massimo due mesi e vedrete i risultati. Se non volete comprare il carbone attivo, vi consiglio di fare quest'altro rimedio. Utilizzate un po' di dentifricio e schiacciateci all'interno una fragola. Andate a lavare i denti con questa pappetta e i semi contenuti all'interno della fragola andranno a creare un leggero scrub ai denti. Ovviamente non è invasivo, non si rovina lo smalto, fatelo delicatamente e soprattutto una volta a settimana. E questi erano i miei trucchetti di bellezza. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se volete altri video di questo genere. Mi raccomando, lasciatemi un bel pollice in su e lasciatemi un commentino qui sotto. Iscrivetevi al mio Instagram e vi mando un grosso bacio. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!